Ciao, oggi si fa un refactor dell'esercizio Queen Attack. Allora, il problema principale della mia implementazione è che a riga 8 ci costruiamo una struttura dati che poi attraversiamo per ben 4 volte. In realtà questo esercizio si risolve con una semplice formula matematica. Allora, il primo refactoring che voglio fare è a riga 6, perché il pattern matching di Erlang è assolutamente potente e deriva dal fatto che le variabili possono essere assegnate una sola volta. Possiamo provarlo in una shell. Questo è uno dei concetti fondamentali di Erlang, quindi è importante spiegarlo. Quando faccio x uguale 10, in realtà questo è un pattern matching, non si definisce assegnazione, ma in ogni caso può essere fatto una sola volta. Diciamo che x avrà sempre il valore 10. Infatti, se provo a riassegnare il valore 15, ottengo un errore. E l'errore appunto dice che non c'è un match tra il lato destro e il lato sinistro dell'uguale, perché appunto questa non è un'assegnazione, è un pattern matching. La cosa bella è che, ad esempio, se y è uguale a 10, in questo caso x uguale a y funziona. Detto questo, quello che possiamo fare è una cosa del genere. Riga 6 diventano due righe. Cambio un po' di nomi. White column, ignoriamo la seconda. Black column, ignoriamo la seconda. Quello che posso fare è fare il pattern matching tra questa variabile e questa. In che modo lo faccio? Basta dargli lo stesso nome. Se hanno lo stesso nome, devono avere lo stesso valore. Per cui non importa controllare l'uguaglianza. Se hanno lo stesso valore, le colonne, si torna true. Posso fare la stessa identica cosa con le righe. E si torna true. È importante capire che questa R qui è esattamente uguale a questa R qui. E questa è una cosa che mi sembra che nemmeno in Elixir si possa fare. Non sono sicuro al 100%, ma non credo si possa fare. Mentre in Erlang sì. Per quanto riguarda la diagonale, c'è una formula, basta controllare la differenza, il valore assoluto della differenza delle colonne e delle righe deve essere lo stesso. Per cui white column e white row, e qui ho black column e black row. Quello che voglio controllare è che il valore assoluto di white column meno black column sia uguale al valore assoluto di black column meno black row. No, ho sbagliato. White row meno black row. Ok, abbiamo fatto il refactoring, vediamo. Eseguiamo i test rebar 3 e unit. Sono passati, quindi il nostro codice è assolutamente valido. Quindi questo è uno degli esempi per cui il mentoring di Exercism fa veramente la differenza. E quindi un saluto e ci vediamo al prossimo esercizio.